Sì. Scusate, io ho una cosa da dire. Alba? Sì? Hai rubato il mio sgabello. Quello è mio, come ti permetti? No, scusa, ti voglio dire, ma da che mondo è mondo tutti gli sgabelli sono i miei, eh? No, non sono d'accordo con te, scusa. No, io me ne sono preso uno, mi sembrava giusto così per... Diciamo che tu sei famosa per le gambe. Beh, anche tu però, scusa. Ah sì, la gamba. Io mi ricordo benissimo, ehi, la gamba di Heather presa, spostata, una cosa che io tra l'altro non ti ho sempre invidiato, ti dico la verità. Mia cara Heather, però, insomma, voglio senti, dire... ma le gambe degli uomini non li vediamo mai? Scusami, ci sono i calciatori... Questo, i tennisti... I ciclisti... I... Scusa, dobbiamo andare in Scozia per vedere le gambe degli uomini con le gonne, scusami. No, ma oltretutto, io una cosa che ho sempre notato, scusami, gli uomini danno una grande importanza alle gambe delle donne, ma molto spesso gli uomini hanno delle gambe storte, sì, grosse, sì, brutte, troppo magre, pelose... Però noi vogliamo vedere le gambe degli uomini! Passeggiare, cosa facciamo? Noi lo seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piedi. Piacciono di più. Alba, io ho una bellissima idea. Vieni qui. Che ne pensi? Ho una bellissima, ti piace? Non so se lui è d'accordo. Che bello. Pubblico, ho bisogno di te, ho bisogno di voi. Ho una bellissima cosa da chiedervi. Che ne pensate di vedere le gambe di Giorgio Mastrota? Conto cosa mi fanno fare, da dove mi aggiusto io? Ma complimenti, che gambe però! Partiamo!